Anche se sono solo 6 mesi di Prime, ti seguo da un paio di anni. Ho mollato Warzone un mesetto e mezzo fa. Consigli di tornare a comprare l'avventura o aspettare direttamente un'espansione? Ah, io, caro, ti consiglio di non tornarci. Poi vedi te, eh. Se ci vuoi tornare per forza, compra l'avventura. Voglio dire, l'espansione nuova esce tra 3 mesi. No, Famo meno. 2 mesi e mezzo. Ma che 2 mesi? Aprile, Matti. Ma fine aprile! Due No, mesi e metà aprile, mezzo! come Ma quando sempre. mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Come sempre che? Quando mai? Quando mai? Ma quando? Maggio, giugno, luglio, fine agosto. E allora per forza fine aprile, no? Quando esce quella di agosto? A fine agosto e inizio agosto? A metà, 15, L'ultima volta è 17. uscita i primi di agosto, il 4 agosto, che tu Veramente? eri in A crociera. metà agosto è uscita? Eravamo No, a il 4 23. agosto, tu eri in crociera, Matti. Ed è uscita il 4 agosto? Sì. Allora esce a inizio aprile. Vabbè, comunque tanto. È un mese e mezzo, no? E anche quest'anno, oh, ti perdi l'espansione di No, agosto. Lucazzo. No, amore, in crociera quest'anno pure? No, un'altra parte. Andiamo alle Mauritius. Alle Seychelles. E chi paga? Tu Ah, ho paga? capito, ti paga tu, Matti? Ma che cazzo urli? Come Bravo, Ico, fa a ma come pagare te? bravo, Ico? Ma andiamoci in un periodo migliore, no? E Perché quando bisogna andarci sarebbe a il loro? periodo Andiamoci a migliore? ottobre-novembre, che costa di meno e non ci sta Ottobre-novembre. niente, che Arson è installato. Andiamoci mo. Andiamoci mo. Ma che esami, amore? Tanto. Tanto non li ho visti. L'hai detto Ah, te! perché L'hai detto te! ti puzza l'ascia. È normale, sì. Non mi sono lavato, nel senso. Ti dico che Ora, sono le 8 non fai adesso un voglio. aggiornamento Non di loro, dicono. voglio sapere, diciamo, da quanto tempo io abbia questa felpa. Probabilmente voi l'avete calcolato i giorni. 4 giorni. Credo che siano svariati, sì. Io pega dell'ira, non c'ho attivatori. Cioè, o meglio, sì, ce l'ho, ma. 4 giorni è poco Dici? comunque. Eh? Che hai detto? Ma apriamoci il fendente, va, mi sembra un pochino più versati di Piaga dell'Ira. Ripeto, non c'ho attivatori per la piaga. A parte il fatto che ce l'ho già una in mano. E il problema sono, non sono target singoli. No, bro, questo no, però. Questo mi distrugge. Questo mi spacca il culo, mi spacca. Sono nell'under di merda io. Silence, non ne tengo! Vabbè, speriamo. Cioè, prima lo spacco, prima li pesco, sti cazzo di alba. Alla fine basta che ne pesco uno. 7, 8. Se non lo sanno, posso anche pensare di andare a Dijon. Il problema è che me. Il problema è che vado in overdraw. Vado a 10 carte. Matti. Sì. Alle 8 di fare la reaction all'aggiornamento di lore? No. Ah, boh. Entrai, con che scriverlo? Vabbè, raga, sti cazzo. Ma poi l'aggiornamento è domani. Ah, beh, no, però oggi esce la patch. Ok, dai, buono. Cioè. Speriamo che mi brucia l'Albatros. Cioè, purtroppo altre giocate non ce n'ho. Quindi questa è particolarmente buona. Sono tante le carte che posso bruciarmi. Credo, a parte le leggendarie. Cioè, Siamat, Deathwing, Zephyrus, queste non le vorrei bruciare. Sembrano forti. Arriva, eh. Arriva, arriva. Faccia. Ci stava faccia. Che 10-10? Una volta che non vince il 10-10. Va bene anche se. Ma è incredibile. Cazzo, è incredibile. Ho 20 anni, È eh. veramente incredibile. È pazzesco. Incredibile. Cioè, porco Garrosh! Ma perché sempre a me? Perché? Dai! Ma quanti servitori c'erano? Quattro! Quattro sono tanti servitori, so! Mossi 10 danni compromettono tutta la partita!
Eh certo, me ve faccio, è normale, grandissimo strozzo. Zephyrus il cazzo, Zephyrus. Ce la faccio a farlo, no? Cioè, con la spella 5 sì, ovviamente, ma capirai. Niente, al turno 10 proverò a refillarmi con un po' di cure con lei Ziliax. Al turno 9 vorrei fare lui, al turno 8... Questo è fine, però. Questo è fine, scudo di vito assalto è fine. Finalmente. Warpath è buono. O me la voglio tenere? Non so se usare Warpath o il tagliotto. Credo il tagliotto sia meglio. Ok, ok. L'idea è andare di boom il turno dopo. Il problema è che al turno 8 mi dovrebbe fare una board stupidina per fare in modo che il mio boom abbia un po' di valore. Questo non è stupidino. Questo è abbastanza forte. Triggerato dal fatto che la regina non la posso giocare. Molto triggerato da questo fatto. Abbiamo Warpath. Perché dovevano girare? Comunque, ragazzi, secondo me boom rimane la giocata. Se fai roba per gioco boom. Il 4-5 non mi dà problemi. Che pezzo può mettere a 3 mana che mi dà fastidio, raga, ha giocato Van Cleef? Nulla. Il secondo Sabir. Mana Saber. Ok. Vai. Perfetto. Non ho idea del motivo. Non ho idea del motivo per cui. Non ho idea perché hai voluto un 4-5 con taunt. Però io me la prendo. Turno dopo trade sul 2-2. Trado il 7-7. Magnetizzo con Ziliax. E non posso farlo perché questa cosa qua non posso non giocarla. È troppo forte. Cioè non posso non fare 7 di armor. Ah, ma non è fatto negazione. L'avevo capito. Hanno nerfato anche Ledros e Raza. E Rasa. Non ha più temibile la 4-3 che evoca lo spiritello, quella del viso dell'ombra. Vai, Salvatros, cazzo. Beh, hanno fatto un buon po'. Ovviamente Spellbreaker. Fine, eh? Fine! Amore mio, un bocca al lupo, caro. Questo è veramente un grosso draw. Finalmente una cosa bella nella mia vita. 2 su 17. Ah, King Tog. Si riparte, il giro continua. Meno male che questa cosa l'affronto con una board e una risposta decente. Decente. Ok. Questo è ancora. Questo è ancora tutto buono. Tutto ottimo. Qua il problema è il 4-4, eh. È l'unica carta che mi dà fastidio il 4. Questo è buonissimo. E se fa un riscatto mi fa una pippa. Cazzo la vecchia. Corruptor. No. Ok. Ok. Ce l'hai Ward. Anche Deathwing non è male, però credo che la giocata sia assolutamente questa. Oh, Mario, chiedono un link della patch. Ah, ok, posto. Se me lo sappa è fine, mi ridà comunque il 7-7. Cioè, nel senso, sti cazzi. Se mi sappa il 7-7 è buono. Quindi non soffriamo manco troppo la sap. Poi, quando mi è concesso, Evid Ingulf, vorrei giocare la mia regina Lestrasa. Visto che ce l'ho, che fai? Ma la giochi?
Ok. Mi sa che mi refullo, eh. Anche perché lui mi sembra tanto essere un Eland. Quindi Edish l'ha già giocato. Prego. Dico di sì, insomma, grazie. Ok. Penso che vado di lui comunque. No, non più. Ho capito. Vabbè. Beh. Sono abbastanza soddisfatto della mia regina. Questa è una cazzo di giocata forte. Questo mi piace vedere. Questo mi piace vedere quando gioca il Warrior. È questo che io amo. È questo che adoro. Sì, quando vince, bella Alestrasa. Una bella. No, non dire cazzate, perché non è perché sto vincendo che adoro questo. Posso anche perdere la partita. Se perdo la partita, lo accetto. Ce la siamo combattuti, però, capito? L'abbiamo giocato. Ah, ti ho detto una cosa cattiva io. Sì, vabbè, sono abituato a sentirla da lui. Dai, su, gioca Bran. Gioca Bran. Bran, ma che fa Bran? Giocala. Vai, giocala. Vedo che la tocchi. Giocala. Vediamo se no, Bran. Giocala. Gioca Bran, è Bran sicuro. È sicuro, sì. Bran. È Bran, è matematica, è Bran. È Bran, per forza. È una vita che si vede dal Rogue Bran. Dallo? Ma ti è Rogue l'avversario. Come puoi giocare a Bran? Ma tu le conosci le carte del gioco? Le conosci le carte del gioco? Allora, sì, ti invito. Bran. Sai leggere, no? Ok, quindi leggi. Cosa? Sai leggere, dico, sì. Se sai leggere, leggi la carta. Perché dovrebbe essere Bran? Perché non dovrebbe essere Bran? Perché può essere qualsiasi altro... Cioè... E il fatto che tu abbia detto che sia un rogue, perché nega il fatto che potrebbe essere Bran? Perché non conosci la carta? Perché non conosci la carta? Ah, e se magari la tocchi? Perché non conosci la carta? Secondo basta. Schrödinger, fino a quando non la vedi quella carta, potrebbe essere anche Miriana. Schrödinger è sempre stato uno stronzo. Vabbè. Come mai il suo nome verrà ricordato nella storia? Mapet. Il mio verrà ricordato nella storia. Sì, dai colpi di polizia. Serve un dio caro per esami di tecnologie digitali. Dio caro, caro. Dio caro. Dio carissimo. Una giocata che ha senso quella di autopingarmi, perché lui potrebbe pensare che è Shadowstep. Quindi gli dico, vedi che io ho una carta che è Shadowstep. Lui ci giocherà attorno, ma una carta che io non ho. Ma non puoi avere Shadowstep. Perché leggi le carte. Devi leggere le carte. Carte devo leggere. Zephyrus. Bravo, il mio Zephyrus potrebbe avermi dato Shadowstep. Sì. Giusto? Ma no. Allora para l'uculo. Vai a parare l'uculo. Vai a parare il l'uculo. Che bello che ti riempio. Matteo Agno, grazie mille per il tuo 18° mese, amore. Bentornato sulla schiena del Buratello, grazie al Twitch Prime e grazie mille per supportare gratuitamente il canale. Tutti quelli che avessero Twitch Prime potranno farlo per poter godere mensilmente di un sacco di soldi che vi entreranno
virtuali e non, grazie agli eventi sub e ai tornei sub, un sacco di soldi, un sacco questa di soldi. Truffa e lo potete fare gratuitamente. Nella vita, quando fai qualcosa di gratuito e puoi avere un tornaconto personale, secondo me è worth farlo, fatelo. Andate su abbonamenti e cliccate abbonati senza costi aggiuntivi. Se non avete un account, prendetelo a chi ce l'ha. Non so se tu lo conosci oppure no, ma mi spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui non crea delirio e ha